Pronto? Quella, ciao. Roberto Formigoni è stato condannato a 5 anni e 8 mesi per corruzione. I giudici hanno ritenuto che ci fossero gli elementi. Ma con la prova che sta dando di sé la giustizia in questa epoca, forse il caso è legittimo e doveroso riraccontare la storia di Formigoni. Ma ribadisco, i domiciliari ci sono e non vanno ignorati. La possibilità di fare un docufilm sull'ex governatore si è presentata grazie a un mio amico Gabriele Albertini, che ha ritenuto che io potessi dire, in quel senso, delle cose diverse. Naturalmente ho ragionato su questa possibilità. Il personaggio è discusso, controverso. Ho voluto capire, cercare, approfondire. Ho ascoltato tanta gente di fasce diverse e sono intervenuti personaggi, attori di grande prestigio, di schieramenti e idee diversi, di autorevolezza riconosciuta e di chiara onestà e libertà intellettuale. Dai loro interventi emerge ciò che Formigoni ha fatto e ciò che ha subito. Il tema giudiziario, già ampiamente approfondito, divulgato in tutte le sedi, piattaforme, testate, verbali, testimonianze, io lo sorpasserò. Del resto non sarebbe neanche tanto divertente. La cifra del racconto sarà quella dei fatti, dei dati, dei documenti ufficiali. Niente di discrezionale o di agiografico. Dati e fatti. Non conoscevo Formigoni di persona, però sono milanese e sapevo quello che lui ha fatto, è stato il mio governatore per tanti anni. E dico anche che non mi era neppure tanto simpatico, però conoscevo per aver toccato con mano la sua azione, ed è stata un'azione importante. Formigoni è stato per 4 volte governatore della Lombardia, con un metodo che non è un dettaglio, non è stato nominato da questo o quel leader o partito al governo in quel momento. È stato eletto dalla gente e tutte le volte con grandi margini rispetto al suo antagonista. Una sintesi dei ruoli che ha ricoperto. È stato presidente della Regione Lombardia dal 1995 al 2013 con 4 legislature di seguito. È stato parlamentare europeo per 2 legislature fra il 1984 e il 1993 e presidente di quel Parlamento fra il 1987 e il 1993. È stato deputato del Parlamento italiano per 3 legislature fra il 1987 e il 1995, senatore della Repubblica nella 17ª legislatura fra il 2013 e il 2018, ma sono solo alcuni dei suoi ruoli istituzionali. In quegli anni il governatore assume l'identità e l'anima storica della Lombardia e le perfeziona nell'organizzazione generale. La regione si riconferma come modello leader nazionale di efficienza, di operosità e di accoglienza. La formazione e i titoli. Frequenta il liceo classico Manzoni di Lecco. Si laurea nel 1971 in filosofia alla Cattolica di Milano con una tesi sugli studi giovanili di Marx. Studia economia politica alla Sorbona, a Parigi. Il 13 dicembre del 2004 l'Università Ulm gli conferisce la laurea ad honorem in Scienze e Tecnologie della Comunicazione. Ha firmato vari libri e saggi. È giornalista professionista. Come accade nei flashback, la storia di Roberto Formigoni parte nel 1954, quando un giovane prete, Luigi Giussani, parte da Venegono in treno
per andare a Milano e in uno scompartimento trova dei ragazzi, si mette a parlare con loro, vari argomenti. Poi arriva all'argomento che sta a cuore Giussani, la religione, e si accorge che non sanno nulla di religione. Tabula rasa. In quel momento decide di fare qualcosa, chiede di insegnare religione e approda al liceo Berché. Qua. Il liceo avrebbe avuto una storia straordinaria, gli studenti del Berché erano un modello, erano ragazzi informati, impegnati, andavano alle manifestazioni, era un bel modello di scuola milanese. E Don Giussani, trovandosi lì, ne divenne uno dei primi motori, beh, secondo la sua intelligenza e la sua attitudine. È l'inizio di un percorso che si irradierà a macchia e coinvolgerà milioni di persone di ogni fascia e generazione. Il primo movimento si chiama Gioventù Studentesca, che nel tempo si evolverà in Comunione e Liberazione, con un'indicazione coraggiosa, misticamente evoluta, che mira al destino dell'uomo attraverso un cammino che si realizza solo nella comunione cristiana. Giussani stravolge gli schemi dell'insegnamento, sorpassa la tradizionale riproposta della dottrina cattolica, cita i grandi pensatori, poeti, fa ascoltare Schubert e Chopin. Gli studenti si appassionano, si riuniscono in gruppi fuori dall'orario scolastico, affrontano temi diversi e profondi. Saranno i futuri testimoni del pensiero di Giussani, che presenta indicazioni rivoluzionarie di liberazione dell'uomo, ma attraverso un cammino nel solco della comunione cristiana. La salvezza è Gesù Cristo e la liberazione della vita e dell'uomo, qui e nell'altra vita, ed è legata a un rapporto costante con Lui. Un'idea certo conosciuta, dogmatica, ma poco frequentata. Ma Giussani possiede l'energia, la fede e il pragmatismo per imporla, un pensiero e un'azione che si diffonderà con forza esponenziale, grazie anche all'avallo, che poi diventerà sostegno, dei capi della Chiesa. Montini, Paolo VI, dice a Giussani: questa è la strada, vada avanti così. Coraggio, coraggio, lei e i suoi giovani, perché questa è la strada buona. Alle parole di Paolo VI seguirà l'apprezzamento e il sostegno, non solo a parole, di altri due papi, Giovanni Paolo II, Wojtyła, e di Benedetto XVI, Ratzinger. Su questa piattaforma, integrata dalla coscienza laica e sociale del fondatore, nel 1969 nasce Comunione e Liberazione, il movimento che si è imposto in tutto il mondo, sappiamo. E in quel 69 Roberto Formigoni ha 22 anni e sta studiando filosofia all'Università Cattolica di Milano. Si laureerà 2 anni dopo, ma prima della laurea succede qualcosa che gli cambierà la vita. Incontra Giussani. Il fondatore rileva nel ragazzo qualità che certo aderiscono all'idea e al destino del movimento. Comunione e Liberazione diventa il suo impegno, ne assume il programma, la didattica, la mistica e il sentimento. Con CL nasce una reciprocità forte e proficua. Formigoni concilierà i codici del movimento con quelli politici dei partiti a cui si legherà, a cominciare dalla Democrazia Cristiana e dai suoi derivati. Sarà l'uomo d'azione, l'ariete protagonista assoluto della grande espansione del movimento. Nel 1975 fondiamo il Movimento Popolare, di cui vogliono che io sia presidente, quindi sono presidente nazionale dal 75 all'87, perché quel decennio degli anni 70 è un decennio terribile per l'Italia, segnato dalla contestazione di sinistra, dall'esplodere delle Brigate Rosse, la ribellione giovanile. Anche per Comunione e Liberazione, per i nostri studenti, sono anni duri, aggrediti, picchiati dagli extraparlamentari di sinistra. La Democrazia Cristiana passa di sconfitta in sconfitta. Nel 75 le grandi città passano tutte sotto il controllo del Partito Comunista. Nel 75 noi fondiamo il Movimento Popolare, che vuole essere un movimento di rinascita, di una presenza forte dei cattolici. Nella sua storia, gli incamminati ci sono stati vicini. Abbiamo fatto con Gius, io sono ebrea, Parenti era comunista, laico, eppure il grande cattolico è stato un punto di riferimento anche per noi, perché poi ci trovavamo al centro
tra noi tre c'era in mezzo l'uomo, il valore della vita umana. Ho sempre ammirato questo movimento, in cui io ricordo molto bene Don Giussani, che ho conosciuto superficialmente, che era un uomo di straordinarie capacità. Poi c'era per me un quadrumvirato, era Don Giussani al vertice, poi c'era l'espressione politica, come dire, il maggior protagonista politico e anche proprio di leadership era Formigoni, non solo a Milano, era una figura a livello nazionale e forse anche a livello internazionale Formigoni, che ha trasformato Lombardia in un centro molto importante, gli ha dato una consistenza e credo anche una buona organizzazione. In regione era molto presente e lo fu sempre di più. Un movimento che era nel pieno della sua forza, della sua energia di rinnovamento. E quindi io mi accorgevo da osservatrice, anche comunque lavorando all'interno, facevo la mia parte di lavoro, che erano come uno storno in formazione, era un progetto preciso con gli uomini nei posti chiave per realizzarlo con un intento forte. Però era il mondo di CL, sia ben chiaro, era un mondo chiuso, era il mondo di CL, quindi io, amico di Formigoni, ma non dentro la CL, anche se loro erano gentili con me, e quindi sono stato un paio di volte a Rimini, ho fatto anche un'importante conferenza. Nel 1980 diamo vita al meeting di Rimini. Si è celebrata in questa estate dura del 2020 la 41esima edizione ininterrottamente dal 1980 ad oggi, 7 giorni di dibattiti, di filosofia, di teologia, di cultura, di politica, di mostre, molte mostre di altissimo livello, con valenza educativa, avvenimenti sportivi, di tutto, insomma, tutto l'interesse umano viene trattato nel meeting di Rimini in una forma simpatica, ma nello stesso tempo profonda. Passano i personaggi della cultura e della politica, praticamente tutti sono passati. Una testimonianza di una cultura cristiana non chiusa su se stessa, ma aperta al mondo, in dialogo con gli altri, con una forte identità, ma capace, anzi, desideroso di confrontarsi con gli altri. Ho ammirato l'organizzazione di CL che lui ha trasferito all'interno della regione. Vorrei inserire un argomento di carattere generale che si collega al Formigoni cristiano. C'è un dato assodato, il cristianesimo ci sta lasciando. Quella radice accreditata da millenni si è via via indebolita, fino quasi a sciogliersi. Stiamo soffrendo i mutamenti imposti dalla crisi economica, che ci sembra grave, ma è ben poca cosa rispetto alla mutazione strisciante che ha intaccato l'intelligenza e il cuore di chi cerca di tutelare qualcosa che si chiama fede, ridotta a un'astrazione, a roba sorpassata. L'Unione Europea, nonostante le istanze di papi come Wojtyła e Ratzinger, non ha riconosciuto le radici cristiane dell'Europa insieme alla civiltà greco-romana. Gran parte delle norme e delle sentenze delle corti europee sono state in chiave di scristianizzazione. E poi le chiese. Il loro significato di adesso può anche essere la fede, ma è sottile. Le basiliche, le cattedrali appaiono espressioni di architettura e arte, vengono visitate per le opere e i tesori. In Duomo puoi anche entrare gratis per pregare, ma ti viene concessa una navata, uno spazio ridotto. Se paghi il biglietto puoi accedere a tutto il resto, alla storia e al museo. Puoi farti un selfie davanti alle vetrate. Roberto Formigoni ha cercato, da credente, di inserire anche il valore cristiano nelle sue azioni. Sì, la mia politica ha avuto una forte valenza sociale. Io mi sono molto preoccupato dei meno fortunati tra i lombardi. Ho pensato molto alle famiglie numerose, che sono quelle che devono affrontare spese che spesso non ci stanno dentro il reddito, quindi ho dato un aiuto economico, ho aiutato le famiglie con disabili, le famiglie con anziani non autosufficienti, le famiglie che avevano un reddito inferiore a quello di sussistenza, perché anche nella ricca Lombardia ci sono state famiglie di questo tipo e abbiamo pensato anche a loro, perché lo sentivamo come nostro dovere. Certo, legata alla fede è un'iniziativa che
Il governatore firmò a favore delle donne che intendevano abortire perché erano costrette per necessità. E lui concesse un contributo fino a 8.000 euro. Ebbene, a queste donne disse: se la vostra difficoltà economica può essere superata da un contributo di Regione Lombardia, noi ve lo diamo molto volentieri. Ed è un contributo all'inizio di 500 euro al mese per 18 mesi, poi divenne qualcosa di più. Bene, io fui felice perché circa 3.000 donne accettarono questo nostro contributo, accettarono la solidarietà che gli ero offerta dai centri di aiuto alla vita che noi promuovevamo. E quindi sono nati 3.000 bambini che altrimenti non sarebbero nati. Formigoni aveva un grandissimo carisma, sia per la sua presenza, era un abilissimo, ed è un abilissimo comunicatore, aveva anche una voce forte, chiara, sapeva argomentare molto bene. Noi stessi facevamo i comunicati stampa e vedevamo come riusciva a trasformarli, rendendo il meglio. Lo stesso calore, a mio avviso, non l'aveva di persona, aveva più una freddezza, lui aveva bisogno di un pubblico ampio. Il presidente sulla comunicazione aveva una sorta di innata potenza, non saprei come altro definirla. La concepiva come uno degli elementi cardine del suo rapporto con gli altri, con l'esterno. E io fino ad allora l'avevo un po' vissuta come un elemento di unica predominanza politica. Come se fosse utile esclusivamente al consenso, ma nel senso più effimero. Durante l'esperienza della sua presidenza ho capito, prima intuito, poi capito che la comunicazione, sia per la politica che per le istituzioni, è una delle chiavi, essenziali. Gli anni della mia presidenza di Regione Lombardia sono stati anche gli anni di grandi riforme. La prima riforma è quella della sanità. Io eredito una Regione Lombardia che era stata devastata da Tangentopoli, Mani Pulite, la dirigenza, molti dirigenti di Regione Lombardia se ne erano andati. Soprattutto nel campo della sanità c'era il fenomeno tristissimo delle lunghe liste d'attesa. Se tu chiedi un esame oggi, urgente, e l'esame ti viene dato tra 6 mesi, o accetti di correre un rischio gravissimo per la tua vita, o paghi la visita privatamente, ma è costa. La mia riforma ha permesso di tagliare le liste d'attesa perché ho allargato il sistema sanitario, abbiamo dato una sferzata, una botta di efficienza agli ospedali regionali, ma abbiamo allargato ad alcune poche, rinomatissime strutture private. Sto parlando dell'IEO, l'Istituto Europeo Oncologico del Professor Veronesi, del San Raffaele, del Gruppo San Donato, dell'Humanitas, quindi poche strutture che sono entrate nel sistema pubblico a patto che accettassero il nostro sistema di controlli e il nostro sistema di remunerazione. Noi non abbiamo dato alla sanità privata un euro in più di quello che davamo alla sanità pubblica. È nata così una sorta di competizione che ha migliorato il pubblico e il privato. E soprattutto ha allargato il numero di letti e il numero di strutture in cui i cittadini lombardi potevano essere ricoverati, azzerando praticamente le liste d'attesa. Roberto Formigoni fu accusato di aiutare i ricchi, aprendo troppo alle strutture private. In realtà, se voi ci pensate, chi è che non può scegliere dove farsi curare? Un povero o un ricco? Il ricco sa che quell'ospedale non va bene, va in una struttura privata, italiana, estera, in un'altra regione, con i soldi paga e si fa curare. Una persona che non ha soldi è obbligata ad andare in un posto, è obbligata a fare le file, è obbligata a farsi curare laddove non si fida. Con la legge Formigoni questo non era più così, perché
c'era la possibilità di scelta, e cioè uno poteva scegliere dove farsi curare, perché la regione aveva accreditato una serie di strutture private e chiunque, qualsiasi fosse il ceto sociale, il reddito, poteva scegliere. Libertà di scelta di cura. Questa riforma aiutava molto perché metteva tutti nella condizione di essere liberi di scegliere. Così come si dovrebbe essere liberi di scegliere la scuola dove mandare i propri figli, così a maggior ragione bisognerebbe essere liberi di scegliere dove farsi curare. Non fu un caso che in quegli anni l'afflusso delle persone dalle altre regioni d'Italia che venivano a farsi curare in Lombardia aumentò moltissimo. Nell'agosto del 90 l'Iraq di Saddam Hussein invade il Kuwait. Gli Stati Uniti organizzano subito una coalizione internazionale per riparare a questo che era un grave torto alla comunità internazionale. In realtà l'Iraq vantava dei crediti nei confronti dell'Occidente che gli Stati Uniti non volevano riconoscere. Saddam Hussein però, nell'occupare il Kuwait, sequestra circa 10.000 operatori, lavoratori occidentali che lavoravano in Kuwait, tra cui qualche centinaio di italiani. Nelle settimane seguenti tutti i paesi organizzano delle spedizioni per andare a negoziare con Saddam Hussein la liberazione dei loro connazionali. L'unica che non si muove è l'Italia. Io vengo sollecitato, ero parlamentare europeo, vicepresidente del Parlamento europeo, dai miei elettori che erano anche miei concittadini, perché gli italiani fermati come ostaggi in Iraq erano soprattutto tecnici dell'ENI, delle regioni settentrionali, e artigiani del legno e dell'arredo che lavoravano per gli hotel e per l'aeroporto di Baghdad. Nessuno dall'Italia si muove, lo ripeto, l'Italia è l'unico paese che ha ancora là i suoi connazionali e si approssima alla guerra che sarebbe scoppiata il 6 gennaio. Allora decido di muovermi personalmente, organizzo una piccola delegazione di non politici, salvo l'amico Brandirali che mi sarà di grande aiuto, andiamo in Iraq, chiedo di incontrare Saddam Hussein, ho un colloquio con lui finalmente il quinto giorno, entra vestito con la sua divisa militare, per mettere le cose in chiaro estrae la pistola dalla fondina mette sul tavolo e cominciamo a discutere. 3 ore di discussione, ciascuno nella sua lingua come impone il protocollo. Io gli spiego che l'Italia è sempre stata amica dei paesi arabi, bisogna confermare questa amicizia, bisogna rafforzare l'amicizia Italia-Europa. Non nego che siamo diversi dagli Stati Uniti, anche se condanno l'operazione di occupazione del Kuwait, e gli chiedo dunque che faccia un gesto di pace, che liberi gli ostaggi italiani che erano rimasti. Il colloquio dura 3 ore, si conclude, nel pomeriggio vengo chiamato da Tareq Aziz, il primo ministro di Saddam Hussein, l'unico ministro cristiano del governo iracheno, che mi comunica che il Rais ha deciso di liberare tutti gli italiani. Gli chiedo una cosa in più, di dare il via libera assieme a me anche ai 100 ulteriori ospiti o ostaggi stranieri, europei, americani che erano rimasti. Mi viene risposto di sì. Chiedo alla Farnesina di inviarmi un jumbo, perché il piccolo aereo che avevano preventivato non serve più. Avevo con me circa 400 persone e così comincia la liberazione avventurosa. Perché avventurosa? Perché in Italia le autorità politiche e il mainstream mediatico
non voleva che la liberazione degli ostaggi italiani avvenisse per opera di Roberto Formigoni. Dovevamo partire dall'aeroporto di Baghdad alle 6 del mattino, corrispondente alle 4 in Italia. La partenza è stata rinviata fino alle 8 di sera. Mi hanno raccontato le storie più incredibili. La Farnesina raccontava che la Grecia non permetteva al nostro volo di sorvolare i suoi spazi aerei. Gli ho detto, ma voi italiani siete i presidenti dell'Unione Europea. Se no dateci un'altra rotta, passiamo a sud, passiamo sul mare. In realtà non volevano che tutti i media che si erano radunati a Fiumicino per aspettarci vedessero il trionfo della nostra missione. Hanno inventato anche un'ultima balla. Hanno inventato che il nostro Jumbo sarebbe atterrato a Ciampino, che è una pista troppo corta per i Jumbo. Hanno mandato tutti i parenti giornalisti a Ciampino, ci hanno fatto atterrare a Fiumicino verso le 12 di notte, verso mezzanotte, è venuto a ricevermi un sottosegretario democristiano che si è preso tutti gli improperi di questo mondo. Caro Gabriele, mi fa veramente piacere vederti, il nostro sindaco. Dal 1997 al 2006, nove anni filati. Periodo totale per me e centrale per te. È vero. E comunque hai ragione, per noi, perché hai ragione. Quello che è rimasto come traccia del nostro lavoro e che ancora si vede è nato in quel doppio turno di guardia, per te triplo, ma continuato in seguito, grazie alla nostra collaborazione. Noi venivamo da storie diverse, da. Chi l'avrebbe detto che saremmo andati d'accordo? All'inizio hanno cercato di farci litigare, ti ricordo. Ma quello hanno cercato di farlo sempre, perché ci sono sempre i pretoriani, no? Per cui se c'è troppo accordo non c'è l'inimicus hostis con cui far valere il proprio ruolo dentro lo staff, no? Quindi questo hanno sempre cercato. E in effetti in qualche caso magari ci sono anche riusciti, perché qualche maldicenza, all'inizio. La prima legislatura in cui ci conoscevamo poco, in cui ci abbiamo dovuto affrontare tanti problemi. Sì, credo che fosse proprio questa la ragione, cioè ci conoscevamo poco. Nel momento in cui senza intermediari e senza retaggi di quello che era, io Confindustria, tu la politica, abbiamo preso in mano noi il rapporto tra te e me. Esatto. Gabriele Roberto, Roberto Gabriele. Due persone. O nello studio del sindaco o nello studio del presidente di regione. Sì, è andata così. Cioè le persone, quando si incontrano le persone. Gabriele, e sono nato un mucchio di cose, diciamo. Conosco Roberto Formigoni da oltre 30 anni e l'ho sempre apprezzato per le sue capacità, questo è, credo nessuno lo possa mettere in dubbio. Capacità politiche ma anche umane. Naturalmente quello che ha fatto per la Regione Lombardia è noto a tutti, cioè in sostanza la Regione ancora non esisteva prima di lui, nel senso che era stata abbozzata ma ancora non funzionava a pieno regime. Nei 18 anni in cui è stato presidente aveva ripreso l'allure che la Regione Lombardia aveva avuto all'inizio, al quale avevo cercato di contribuire anch'io, e cioè fare della Lombardia un'esperienza riuscita di rapporti tra una società civile vivace, potente come quella della Lombardia e una nuova statualità repubblicana e quindi creata sul principio che il potere viene dal basso e non sulla tradizione monarchica. Quest'uomo in politica ha fatto cose egregie, è stato in grado di mettere in piedi un ente che prima, ripeto, non esisteva e che ha saputo fare cose meravigliose. Ha trasformato la Lombardia in una sorta di Stato nello Stato dove tutto funzionava.
Dal 1995 al 2010 il numero dei dipendenti regionali lombardi è diminuito di circa il 30% e il numero dei dirigenti di circa il 50%, senza alcun licenziamento. La Regione Lombardia vantava nel 2010 il minor numero di dipendenti in rapporto agli abitanti, 330 ogni 100.000 abitanti contro una media nazionale di 720 ogni 100.000 abitanti. Se uno guarda i parametri di Formigoni, vede che sui dati che andavano dalla quantità dei rifiuti raccolti in modo moderno alla tutela del paesaggio e la costruzione di 8 foreste, si vede la buona amministrazione che produce anche statualità. Nel 1995 le aree protette erano il 20% del territorio lombardo, nel 2012 il 27%, con circa 650.000 ettari, 24 parchi, 65 riserve naturali, 31 monumenti naturali, 90 parchi sovracomunali. 8 grandi foreste costruite su un'area di 300 ettari. Nel 1995 la Lombardia è ultima regione italiana per fondi europei impegnati e spesi. Nel 99 diventa la prima regione italiana. In 4 anni sono stati recuperati circa 1.500 miliardi di lire che, se non utilizzati, sarebbero andati perduti. E quindi l'Europa ha riconosciuto, grazie a questa efficiente gestione, una premialità alla regione. Tanto che nel settennio 2006-2013 la regione ha utilizzato per intero i 2 miliardi assegnati. Nel 2013 Regione Lombardia è la seconda regione europea per dimensioni economiche, subito dopo l'Île-de-France, ma prima di regioni del calibro di Regione di Stoccarda, Düsseldorf, Baviera, Inner London. L'Europa considera la regione lombarda tra le più brave regioni nel uso dei fondi europei. Quindi si vedeva la possibilità della Lombardia di giocare un ruolo nella costruzione di un'Europa in cui l'italicità sia importante. Nel 2011 la sua popolazione è pari a 9,9 milioni di abitanti ed è il 16,4% della popolazione italiana, e il suo prodotto interno lordo, sempre nel 2011, è di circa 337 miliardi, superiore al 20% del prodotto interno lordo nazionale. Nel 2013 la Regione Lombardia è anche leader a livello industriale in Italia. Ha infatti un valore aggiunto industriale di circa il 27% rispetto a quello nazionale, e in termini di occupazione assorbe quasi il 24% degli occupati dell'intera Italia. Negli anni del mio mandato in Regione Lombardia sviluppai anche molto quella che veniva chiamata la politica internazionale, che in realtà era una politica di promozione dei prodotti made in Lombardy. Partivo con una delegazione di imprenditori, di produttori, di industriali, di artigiani, e andavamo a promozionare il prodotto Lombardia. Io incontravo i capi di Stato e di Governo. Non ho mai ricevuto un diniego, tutti i capi di Stato volevano incontrare Formigoni, che formalmente era soltanto un presidente di regione, e intanto gli industriali e gli artigiani lombardi negoziavano con i loro colleghi dei paesi in cui andavamo. Già dagli anni Ottanta Formigoni intuisce l'importanza di una visione del pianeta Cina, gigante in attesa e in agguato, e diventa membro della delegazione per le relazioni con quella Repubblica. Con la Cina sviluppammo dei rapporti molto approfonditi. Andai 3 volte. Il viaggio più importante dal punto di vista economico-commerciale fu nel 2002. Partii con una delegazione di 100 imprenditori,
ovviamente a spese loro, come sempre, pagavano loro, 100 imprenditori che rappresentavano oltre 1000 aziende e che tornarono indietro soddisfattissimi, come sempre accadeva, perché avevano firmato contratti su contratti. Un particolare curioso, avevamo con noi anche dei risicoltori lombardi che vendettero il loro riso ai cinesi. Sì, abbiamo venduto il riso ai cinesi, perché organizzammo una cena, il piatto forte era il risotto giallo. I ristoratori cinesi, pechinesi soprattutto, che avevamo invitato, erano entusiasti. Spiegammo che questo prodotto con il riso cinese non poteva essere realizzato. Questo piatto poteva essere realizzato soltanto col riso italiano. E quindi i risicoltori lombardi vendettero riso ai cinesi e la cosa dura ancora oggi. Senti, ma parliamo anche di qualche cosa che ci ha diviso. Tu poi hai fatto fare una vignetta di Forattini che mi piacerebbe che ricordassi. Sì, io ricordo bene perché tu avevi questo pallino, ancora te lo rivendico. Era necessario. Questo pallino delle domeniche a piedi, di queste cose qua. Che raccontami. Polemica tra noi e a un certo punto viene, mi telefona per altre ragioni Forattini, con cui ero anche amico e parliamo di varie cose, tra cui anche questi argomenti. Allora butto lì, era una domenica, viene a piovere, allora tu prontamente ritiri la disposizione delle domeniche a piedi perché le polveri sottili si abbattono, no? E allora a questo punto, sai, mi è venuto in mente, potresti fare questa battuta dopo tutte queste polemiche. Formigoni che è in piedi sul pirellone, che insomma fa quello che si fa quando si è bevuto e si deve lasciare, insomma fa la pipì, io passo in Vespa e equivoco, non è quello che stava arrivando, ma è la pioggia, dico ah piove, si può girare con la macchina, e me l'ha pubblicata e ce l'ho nel mio ufficio, sotto vetro, perché è un pezzo di storia. Palazzo Lombardia, l'altra sede di Regione Lombardia insieme al grattacielo Pirelli. Perché l'abbiamo costruita? Perché i miei predecessori avevano mano in mano allargato gli spazi di Regione Lombardia, ingrandendosi Regione Lombardia aveva bisogno di altri uffici e avevano preso in affitto molti uffici sparsi nella città di Milano che costavano un mucchio fra l'altro. Noi abbiamo compiuto un'opera di razionalizzazione radunando qui tutti gli uffici della Giunta. Nel 2012 Palazzo Lombardia, l'unico palazzo pubblico, fu considerato il migliore edificio del mondo e l'insieme di Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia è stato celebrato anche come finalmente la ripresa di una dimensione verticale a Milano. Dopo Pirelli non erano stati costruiti altri edifici, difatti per diversi anni Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia sono stati i due edifici più alti d'Italia. Sono state costruite anche delle opere d'arte, io ho chiesto la collaborazione di artisti lombardi che hanno regalato a Regione Lombardia una serie di opere d'arte che illustrano gli interni di questo palazzo. Roberto Formigoni mi volle qua un giorno, mi disse: Ercole, mi piacerebbe che la prima opera che entrerà nel Palazzo Lombardia, questa nuova sede, fosse la tua. Lavorai qui per 4 mesi, ecco, con tutto quello che volevo, la musica, l'aiuto, eccetera, e la cosa importante che veramente mi fece capire l'amore per l'arte di Roberto Formigoni e che tutti i giorni mi veniva a trovare mentre lavoravo. Ecco. Roberto Formigoni, siamo qui nel mio ufficio in un teatro che quando ha avuto la sua ristrutturazione, anzi quando è nata la fondazione, è nata con la regione, quando lui era presidente, la provincia. Io non ricordo quando ho incontrato Formigoni
Ho avuto per molto tempo a che fare con lui perché avevo costituito a Milano una sede del Centro Sperimentale di Cinematografia. E fondamentalmente, noi avevamo molto pochi soldi, Roma non ne dava, Roma li prendeva semmai di soldi, e devo dire che Formigoni da questo punto di vista, io dico mi ha aiutato, io ero il presidente del centro, ho costituito una sede a Milano, una sede a Torino, una sede a Palermo, e Formigoni a Milano mi ha aiutato molto per quanto riguarda, perché hanno poi restaurato questo stupendo edificio che l'hanno dato al centro. E con lui, proprio con Formigoni, mi ricordo che abbiamo tentato anche di immaginare un centro di cultura lombardo. Addirittura noi ci chiamavamo Pier Lombardo dalla via, ma anche per avere la parola lombardo, la lombardità di questo teatro. E abbiamo studiato, lui era molto curioso, ci aveva detto procedete, poi ci siamo, le cose si arenano perché tutti, ognuno poi va per la sua strada. E dunque parlare oggi di Formigoni vuol dire ricordare un periodo bellissimo dove lui ci dava l'orgoglio di essere lombardi, questo posso dire. Roberto Formigoni per me è un esempio, ho iniziato a far politica proprio perché ho visto davanti a me una persona come lui, di chi ha deciso di dedicare tutta la propria vita al bene della propria comunità. Io l'ho incontrato la prima volta, in realtà, che ero una ragazzina delle medie e mi aveva preso la passione con cui diceva le cose. E io volevo così essere appassionata al bene delle persone che mi circondavano, come faceva lui. E ho condiviso con lui tante sue politiche, politiche che ha fatto su principi sui quali io combattevo dalla giovane età, in particolare la libertà di educazione, per cui con l'introduzione del buono scuola in Regione Lombardia. Noi abbiamo rivoluzionato, invece di pagare le scuole, pagavamo gli studenti. Tu studente scegli la scuola che secondo te ti darà la formazione migliore per andare poi a fare il tecnico, a fare il dirigente nella fabbrica o nel gruppo di fabbriche del tuo paese, della tua provincia. Così le scuole di formazione professionale sono state costrette a darci una mossa, a diventare più efficienti, a seguire, a informarsi, a chiamare magari alla collaborazione il mondo del lavoro, il mondo della produzione. E oggi chi si forma, i giovani che si formano in queste scuole, normalmente trovano lavoro in pochissimo tempo perché hanno la preparazione che l'industria, che il mondo del lavoro chiede. Noi abbiamo introdotto il buono scuola, cioè abbiamo detto agli studenti, agli genitori che sceglievano la scuola paritaria, che davamo un forte contributo che arrivava anche fino a 1.000-1.200 euro per persona, purché loro fossero liberi di scegliere la scuola che preferivano. Anche qui, la libertà del cittadino vale più dell'intelligenza di qualunque burocrate dello Stato. Io ho conosciuto Roberto indirettamente, perché da quando sono piccola ho percepito di dover essergli grata per la possibilità che ho avuto di frequentare le scuole che ho frequentato, e così è stato anche per i miei fratelli e le mie sorelle. E gratitudine che è sempre stata anche esplicitata dai miei genitori e che sono sempre stati riconoscenti a Roberto per questa possibilità offertaci. Nel mio pronunciamento iniziale ho detto che questo racconto si sarebbe sviluppato sui fatti, tralasciando la fase giudiziaria. Per quanto mi riguarda, ho mantenuto quella linea, ma alcuni degli attori hanno voluto esprimersi in quel senso e non potevo censurarli. L'uomo merita veramente soltanto applausi, e quello che gli è accaduto dal punto di vista giudiziario lo trovo addirittura disgustoso. Io sono convinto che Formigoni non abbia commesso delle scorrettezze. Formigoni è stato condannato a una pena altissima, il massimo della pena per i reati che gli sono stati contestati. Non ci sono prove e che lui abbia effettivamente preso le tangenti, tranne queste gite che ha fatto sulla barca. Però insomma erano sette all'inizio, poi sono diventati sei, cinque, dieci mesi.
e perdere gite in barca mi sembra francamente eccessivo. Può aver fatto qualche volta la pipì fuori dal vaso, come si dice in Lombardia, ma al di là di questo non ha fatto nulla, soprattutto non si è arricchito, tant'è vero che quando i magistrati hanno tentato di vedere se lui avesse lucrato durante la sua attività, sono rimasti delusi perché non hanno beccato neanche un soldino. Ho letto e riletto una monumentale sentenza di 400 pagine. Non sono un avvocato né un magistrato, ho solo una laurea in legge. E non ho trovato un solo argomento, a mio modo di vedere, che giustifichi una condanna di questa natura. Non c'è un atto amministrativo, peraltro erano tutti atti collegiali, e non si vede perché il solo presidente Formigoni sia stato imputato prima e condannato dopo. E soprattutto tutte le decisioni che gli sono contestate, che sarebbero le decisioni sulla base della quale poi lui ha preso le tangenti, cioè le decisioni di finanziamento della sanità pubblica e privata in Lombardia, sono decisioni che sono state votate prima dalla Giunta e poi dal Consiglio regionale. E com'è possibile che... dov'è la responsabilità personale? La vicenda del presidente Formigoni si definirà un giorno con la storia e prima ancora, spero, con la giustizia, quella dell'Unione Europea, che mi auguro possa riformare quella che considero una situazione davvero non praticabile in un paese civile. Io sono convinto che Formigoni vada rivalutato in pieno, cioè restituito alla sua reputazione di grande uomo politico, e meriterebbe anche di continuare ad esercitare in politica, perché lui era il più bravo di tutti. E comunque devo dire che non riesco a non esprimere solidarietà a Roberto Formigoni. Continuerò a leggere, a studiare, ad approfondire la conoscenza dei mondi e della società degli uomini. Continuerò a far politica, perché la politica è qualcosa che hai dentro, a cui non puoi rinunciare mai. Non politica in senso diretto, questo l'ho già detto il giorno che ho lasciato il Senato nel 2018. Non mi impegnerò più in nessuna elezione, ma vorrei insegnare politica, fare l'allenatore in panchina, fare il coach, come si dice oggi. Già diversi gruppi di giovani hanno cominciato da mesi e mesi a venire in casa mia, e mi ricordano il Formigoni giovane che andava a scuola anche lui, che aveva dei maestri, perché c'è bisogno di maestri oggi, così come c'è bisogno di giovani che si impegnino in politica per rigenerarla, per farla più vera, per farla più autentica. E un'altra dimensione che vorrei coltivare è quella della spiritualità, perché questa nostra società ha bisogno anche di spiritualità. L'uomo è l'uomo che ha molte dimensioni, non è l'uomo alla dimensione di cui parlava Marcuse nel 68. È l'uomo che, per raggiungere il suo desiderio di pienezza, di felicità, di realizzazione, di miglioramento del mondo, di miglioramento dei rapporti con gli altri, deve coltivare tutte le sue dimensioni. E tra queste la spiritualità ha un posto che dobbiamo insieme riscoprire e valorizzare. Viviamo in un'epoca di overdose di informazione e di interpretazione. Occorre orientarsi fra verità diverse, ciascuna sostenuta da elementi che sembrano esatti. E può essere che ci sentiamo smarriti perché non riusciamo a scegliere. A tutti noi è capitato di vedere un film, un documentario, un servizio televisivo o di leggere un libro o un editoriale che ci aiuta a scegliere, che ci offre la possibilità di affrancare il giudizio dal pregiudizio e di avere almeno la sensazione della verità, anche nel dubbio, che è sempre legittimo.